sono Massimo Zuin, mi occupo di acquisti per l'attrezzo, abbigliamento e calzature per la catena Sportland e ne diciamo, formo l'assortimento di vendita. Lavoro da Sportland da quasi 20 anni, in precedenza facevo lo stesso lavoro per altre catene. E faccio sport da sempre, e tutti gli sport mi attraggono. In particolare quelli endurance, quelli in cui bisogna mettersi in gioco al di là della preparazione sportiva. L'Onde Preda è un'idea che abbiamo avuto in un gruppo di amici 6 anni fa, che si è sviluppata e modificata o evoluta fino alla forma attuale. Quindi l'inizio doveva essere un triathlon che vedeva concatenarsi tre percorsi già esistenti, appunto la traversata Predoro-Iseo a nuoto, il percorso della Gimondi Bike e il percorso della Pro Aeghillem, che sono tre percorsi concatenabili e avrebbero dato vita a un triathlon bresciano. E poi l'idea si è modificata nel tempo sino a giungere a quella attuale, ovvero non più un triathlon, ma un duathlon particolare che vede una frazione di bici, una frazione di trail e un'altra frazione di bici. Tanto l'idea è nata da una prestazione fatta già diverse volte, non abbiamo inventato nulla in questo caso, ma semplicemente abbiamo voluto dare una dignità e due regole proprio per dare corpo all'idea dell'Onde Preda. Quindi partenza da Piazza della Loggia, arrivare alle pendici della Damello in bicicletta, salirlo e tornare di nuovo a prendere la bici per poi tornare in Piazza Loggia. L'idea appunto era di colmare con questi tasselli di gare mancanti secondo noi sul territorio e di inventarsele. Quando una gara non è proposta da qualcun altro, abbiamo sempre avuto l'ardire, diciamo, di inventarcele e di farle per conto nostro. E, le challenge che vanno di moda in questo periodo e Strava hanno completato l'opera e consentono anche a chi non trova la propria gara sul territorio di organizzarsela, di farsela in autonomia. Individuare un FKT, quindi un fast track no time, il miglior tempo conosciuto su un percorso, è una cosa che mi attrae molto. Quella di unirlo a due discipline è un po' più complicato e complesso, ma quando sono così effettivamente tangibili come una partenza tanto nota come Piazza Loggia, un arrivo parziale come la vetta della Damello e il rientro, sono comprensibili da tutti, di conseguenza ci sono anche poche possibilità, diciamo, sia di sbagliare che di trovare alternative, di conseguenza avere un FKT su questo tipo di percorso non è poi così sbagliato. L'idea di chiamarlo Onde Preda è proprio una trasposizione dal nome Ironman in dialetto bresciano, tanto più che riteniamo che questo Onde Preda in dialetto possa essere anche esportato e copiato da altre province. Quindi l'idea che vorrei esportare è quella di fare partire degli atleti in bicicletta dalla piazza principale del capoluogo di provincia, farli raggiungere a piedi poi sulla vetta più alta della provincia e rientro, e chiamarlo ovviamente con l'idioma locale. L'idea appunto non era, cioè dell'Onde Preda, non è quindi l'evoluzione di quella trasposizione che volevamo fare, quindi con l'unione di tre percorsi già esistenti, ma qualcosa di già fatto, perché effettivamente Brescia Damello in bicicletta l'hanno fatto in tanti, l'hanno fatto il povero Claudio Caudano, alcuni non rientravano dalla frazione bicicletta ma rientravano in treno, ma l'idea è per dare un senso appunto di farla completa, in bicicletta fino al Ponte del Guat, che sono 110 km con 1700 metri di dislivello, dal Ponte Guat alla vetta dell'Adamello e rientro, che sono circa 21 km con 2000 metri di dislivello, e gli altri 110 km di rientro, e possibilmente questo dargli anche un termine temporale, farlo all'interno delle 24 ore in modo che i riposi possano essere contenuti, in modo che
L'obiettivo è ovviamente di farlo in una soluzione unica, che non ci siano riposi se non quelli necessari di poche decine di minuti tra una frazione e l'altra. I segmenti sono già su Strava e chi li riporta li denomina On the Preda bicicletta andata, On the Preda trail e On the Preda bicicletta ritorno. Tante persone l'hanno già fatto e mi auguro che ci siano tante altre persone che la proveranno. Ribadisco, io ho fatto questa cosa non volendo inventare niente, ma semplicemente cercare di promuovere questa idea. Sono convinto che ci saranno tante persone che si diceranno, tante l'hanno già fatto, e semplicemente dare un ordine alla cosa, invece che partire dal cancello di casa si parte da Piazza Loggia, che è una cosa riconosciuta da tutti, è un simbolo bresciano, e può a questo punto anche le prestazioni tra atleta e atleta si possono confrontare. Si può fare ogni qualvolta il meteo, soprattutto nella frazione dell'Adamello, lo consente, e anche le temperature e le giornate, la lunghezza delle giornate. Uno può decidere di partire, come abbiamo fatto noi, a mezzanotte da Piazza Loggia e cercare di arrivare entro la mezzanotte del giorno successivo, delle 24 ore successive, oppure decidere di affrontare la frazione trail in altri orari. Questo è a discrezione, non ci sono limiti in questo. E semplicemente determinare il più veloce, o semplicemente mettersi alla prova, vedere chi ce la fa ad unire questi due simboli della brescianità, appunto la Piazza Loggia e la vetta dell'Adamello.